ragazze, ciao ragazzi, ho cambiato background, sono spostato la videocamera dall'altra parte della scrivania e l'ho puntata verso appunto la zona del divano. Fatemi sapere se vi piace questo background o se preferite quello di prima. Allora, in realtà le luci sono un po' sconclusionate, quindi spero vi piaccia. Altra cosa, se vedete che nel corso di questo video mi spunterà un po' di rossetto sui denti, è normale perché sto notando che ogni tanto questo rossetto mi lascia dei pezzettini, quindi se capita vi prego fate finta che non succeda perché è imbarazzantissimo per me poi rivederlo nel montaggio, probabilmente capiterà. Allora ragazzi, ogni tanto, lo sapete, mi piace mettermi qui davanti alla videocamera a chiacchierare con voi proprio in tranquillità, senza filtri, perché nei video che faccio di solito, tra le challenge, i video di make up, magari i video haul, non ho l'occasione di mettermi proprio qui davanti a voi, in questo caso davanti alla videocamera, ma davanti a voi a chiacchierare un pochino, a magari parlare di qualcosa, qualche tema un pochino più importante e un pochino più serio rispetto al resto dei video che faccio di solito, ma è una cosa che anche mi serve, vedo, perché se non faccio video in cui chiacchiero con voi proprio così tranquillamente, vi sento un po' lontani, quindi ogni tanto per me è molto importante, e spero anche per voi, fatemelo sapere, ogni tanto per me è molto importante mettermi qui proprio davanti all'obiettivo e parlare tranquillamente con voi, appunto senza per forza fare challenge e altre tipologie di video, ma proprio soltanto stare qui a cuore aperto a chiacchierare e ad aprirmi con voi. Da quando sono tornata single ho ricevuto un sacco di messaggi, principalmente privati, un sacco di messaggi di ragazze e ragazzi che mi scrivevano: Nicole, anch'io sono appena uscita da una storia, come fai ad essere così felice, come fai ad essere così allegra, ti prego dimmi il tuo segreto, aiutami, eccetera eccetera. Quindi sono sempre molto felice quando mi condividete la vostra vita e i vostri, tra virgolette, i vostri problemi o comunque appunto i vostri sentimenti con me nei messaggi privati o pubblici, insomma, mi fa sempre tantissimo piacere leggerli, e visto che ne sono arrivati talmente tanti nell'ultimo periodo mi sono detta ok, invece che rispondere ad ognuno facciamo un video così rispondo a tutti, e magari, visto che è una domanda, cioè sono domande e argomenti più che domande, argomenti talmente gettonati, magari può essere utile anche ad altre persone che appunto stanno vedendo questo video. In particolare voglio parlare della fine di una relazione, della fine delle relazioni, di come si sta dopo, di come si sta da soli, eccetera eccetera, perché appunto vedo che è un argomento molto richiesto, molto importante. So che in tanti state male in questo momento e quindi voglio fare questo video per aiutarvi e per rispondere appunto a tutto quello che mi avete chiesto nei commenti, nei messaggi privati. Allora, una cosa che aiuta molto me quando finisce una relazione è naturalmente pensare, allora, quando già stai pensando, quando sei ancora nella relazione ma le cose non vanno bene, penso che quello sia il momento giusto per dire ok, questa relazione, perché io sono la prima che in passato ho sempre trascinato le relazioni, e l'ho sempre fatto con tutte le relazioni che ho avuto, le ho sempre trascinate nonostante vedessi dei segnali, magari delle red flags, ok, dei tipo dei campanellini di allarme eccetera, io comunque rimanevo in queste relazioni sperando, pensando che potessero andare meglio le cose, eccetera eccetera eccetera, cosa sbagliatissima. Più che altro bisognerebbe capire che quando siamo, e sto parlando di me per aiutare voi perché so che in tante cose vi riconoscete, quindi più che altro io mi sono resa conto che è molto molto importante stare attenti a questi campanelli d'allarme, perché molto spesso, almeno per come sono fatta io, i campanelli di allarme cerco di metterli da parte e faccio finta che non ci siano, però è un po' come, non so dove l'ho sentita questa cosa, è un po' come lasciare una piccola fiamma, ok, che ha incendiato qualcosa in casa tua, tu puoi tranquillamente dire ah, ok, è una piccola fiamma, non è niente di che, la lasci lì, chiudi la porta, te ne vai, irrimediabilmente però quella fiamma aumenterà, brucerà tutto quanto fino a quando appunto nascerà un incendio. Quindi anche se i campanellini di allarme sono piccoli e sono magari inizialmente, diciamo appunto,
che ci si può passare sopra, poi si arriva a un punto in cui magari non ci si può più passare sopra e a quel punto appunto l'incendio è già divampato e noi dobbiamo stare attenti a guardare già i campanellini di allarme durante tutta la relazione in modo da uscirne prima. Questa per me è una cosa molto importante, imparare a vedere i segnali, le cose che stonano da subito e andarsene, perché così si risparmia un sacco di sofferenza e un sacco di tempo. Una cosa molto importante quando finisce una relazione, specialmente se una relazione appunto che vi ha fatto stare male, come mi scrivete, che vi ha fatto insomma soffrire molto, piangere eccetera, pensate a una cosa: se quella era la vostra era la vostra anima gemella, ok? Come mai vi fa soffrire? Come mai in questo momento state soffrendo? Siete d'accordo con me nel pensare che se è la tua anima gemella, come lo spieghi che ci stai male? Se è la tua anima gemella, come lo spieghi che ti fa quello che ti sta facendo? Ok, qualsiasi storia si tratti nel vostro caso. Se è la persona giusta per te, come mai ti fa questo? Come mai ti senti così? Questa è una cosa secondo me molto importante, perché molto spesso noi donne magari tendiamo un po' ad idealizzare la persona che ci sta accanto ed è importante invece mettere in prospettiva e vedere le cose come stanno senza crearsi i libri in mente, le favole eccetera del principe azzurro e del lieto fine, perché anche se una persona all'inizio, quando tutti sembriamo ok perfetti all'inizio di una relazione, poi le cose magari cambiano, ma sono a fuoco, oppure non sono a fuoco per tutto il video, spero di sì ragazzi, poi magari le cose cambiano e siamo noi a doverci accorgere che magari questa non è propriamente la persona per noi. Quindi questo secondo me è quello che bisogna pensare, è davvero la relazione che voglio? Cioè, avete concluso una relazione, sia che siate stati lasciati, sia che siate stati lasciati, che abbiate lasciato voi. Quando concludete o quando venite lasciati, cioè quando una relazione si conclude, ok? Pensate un attimino, era veramente questa la relazione che volevo per il resto della mia vita? Questo è quello che mi aiuta, che mi ha aiutato tantissimo, è proprio questo, cioè questa non è la relazione che io voglio per tutto il resto della mia vita. E quello che penso io, penso ho una bella vita, ho degli amici che mi vogliono bene, tantissimi amici che mi vogliono bene sparsi in tutto il mondo, ho una casa meravigliosa, la salute, perché da piccola io sono stata molto male, non so se lo sapete, l'ho scritto nel mio libro, io sono stata molto male quando ero piccola, e nel senso che ho rischiato di morire, non me lo ricordo perché ero veramente troppo piccola, però sono stata molto molto male fino diciamo ai 7 anni, 5, sì, 7 anni, e praticamente ero più in ospedale che a casa, quindi per me il fatto di avere la salute è tanto, cioè per me, per tutti, però magari se passi quello che ho passato io, ancora di più, ok? Quindi il fatto di avere appunto la salute, una casa bellissima, i miei gatti, eccetera, questo mi ha aiutato tantissimi amici, la mia famiglia che mi vuole bene, questo mi ha aiutato tantissimo nel dire, ok, io ho tutte queste cose bellissime, perché devo stare in una relazione, scusate se continuo a toccarmi la coda costantemente, ma sembro calva se sto così, quindi cerco di mettere la coda avanti. E quindi questo mi ha aiutato a pensare, ok, io ho tutto questo, ok, ma anche solo la salute, che vale più di tutto, ok, mia e di chi mi vuole bene e delle persone a cui io voglio bene, già solo avendo questo. Ho pensato, perché devo stare in una relazione che non mi rende felice? Non voglio, ok? Quindi questo dovete pensare, la relazione che avete appena concluso, ok? Che sia conclusa per vostro volere o no, è veramente la relazione che volevate avere per tutto il resto della vita? Perché quando una relazione si chiude, di solito si chiude perché non era proprio idilliaca. È importante vedere le cose così, cioè razionalizzare molto e dire, ok, questa persona, non lo so, appunto mi ha tradito, oppure questa persona mi ha lasciato, qualsiasi sia la vostra, ma anche se avete lasciato voi, perché ho letto molti messaggi appunto di persone che comunque magari hanno lasciato, ma che comunque stanno male, sensi di colpa eccetera eccetera, dovete pensare sempre solo una cosa, la relazione in cui stavate era la relazione che voi desiderate avere per tutto il resto della vita? Ripeto, a me ha aiutato tanto, tanto, tanto questo in tutte le relazioni che ho avuto. Non era quello che volevo, non era la relazione che volevo per tanti motivi, non sto ovviamente a scendere nello specifico,
ma se capitano cose che non devono capitare, se vengono dette cose, parole che non devono, non dovrebbero essere dette, quando ci sono determinati meccanismi, o comunque, in ogni caso, quando si è in una relazione che non è sana, la cosa migliore, ragazzi, è stare da soli, ok? E mi rendo conto che, ovviamente, quando finisce una relazione, anch'io ricevo un sacco di messaggi che mi dicono: Nicole, tu sei allegra, sei felice. Ok, ovviamente, ragazzi, perché penso che, appunto, per me, ho notato che se dopo una relazione mi sento meglio, cioè mi sento più felice, più allegra, più libera, soprattutto più spensierata, evidentemente è così che doveva andare, ok? Quindi io mi sento, tra virgolette, fortunata per questo. Questo non significa che per me non è difficile quando si chiude una relazione, perché è un po' una cosa che mi viene detta: Nicole, tu sei sempre allegra, non ci stai male. Beh, ovviamente quando finisce una relazione non è mai semplice, io non sono un robot. Però questo pensiero, appunto, mi ha aiutato tantissimo, nel senso che dico, non era la relazione che volevo io, non era quello che volevo per tutto il resto della mia vita e non sarei stata felice. Quindi la cosa più importante da mettere al primo posto è proprio la nostra felicità. E questa relazione mi rendeva felice, sì o no? Se la risposta è no, ma anche se è solo ni, vale la pena andarsene ed è meglio così. Quindi cercate di pensare proprio a questo. E comunque il fatto di mettere la propria felicità al primo posto, appunto, vi dicevo, può sembrare un discorso egoista, però bisogna pensare prima alla propria felicità. Anche perché se non sei felice tu, cioè se non stai bene tu, come fai a rendere felice gli altri o a far star bene gli altri? È impossibile, bisogna essere prima tranquilli e felici con se stessi e poi si può esserlo con gli altri. E stessa cosa nelle relazioni, noi dobbiamo pensare al fatto che stiamo benissimo da soli, quindi se entriamo in una relazione, conosciamo una persona, ok, stare in quella relazione deve darci qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo quando siamo da soli. Quindi felicità, allegria, spensieratezza, amore, deve essere qualcosa in più rispetto al non essere in una relazione, ok? Capite quello che intendo? Quindi se siamo in una relazione che non ci dà nulla in più, ma anzi ci toglie, è naturalmente meglio essere da soli, che stare da soli non vuol dire essere in solitudine, semplicemente non in una relazione. Anche perché, non so se vi è capitato, ma in alcune relazioni ti senti più solo di quanto saresti stando veramente da solo, ok? E' molto importante, questa è un'altra delle cose che mi hanno aiutato molto. In alcune relazioni ti senti talmente solo che dici: cavolo, se fossi da solo almeno non ci starei male. Quindi pensateci anche un attimino a questo. Per quanto mi riguarda, io sono praticamente sempre stata fidanzata, a parte qualche mese naturalmente tra una storia e l'altra, ma mi rendo veramente conto che per me è importante stare da sola e in pace in questo momento, e bisogna anche imparare. Io vi sto parlando adesso appunto da una prospettiva di qualcuno che è stato poco da solo. Sono stata da sola ovviamente appunto qualche mese, ma è comunque poco, e quindi mi ritrovo in un momento a voler dire: ok, voglio stare un po' da sola in santa pace e con me stessa. Ovviamente se dovesse arrivare la persona giusta, se dovessi, naturalmente, capitemi. Ma anche questo vi devo dire, allora, ho ricevuto un sacco di messaggi che mi dicono: Nicole, io ho paura di stare da sola, io ho paura di stare da solo, ho molti amici, ho la famiglia eccetera eccetera, ma ho paura di stare da solo. Ragazzi, stare da soli è una cosa inevitabile. Se non siamo abituati a stare da soli, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo essere in grado di stare da soli, e so benissimo che quando una storia finisce e magari hai tutti quei pensieri eccetera eccetera, non è semplice, però parte della crescita è anche questo, cioè imparare a stare con i propri pensieri e imparare a guardare, soprattutto se sentite quel magone allo stomaco, quel dolore all'interno dello stomaco, sta di solito qua, lo so, vi capisco, cercate di concentrarvi su quel dolore, tra virgolette dolore, ok, chiamiamolo così, cercate di concentrarvi e cercate di guardarlo, osservarlo dall'interno, ok? E vi renderete conto che se vi concentrate all'interno di voi stessi e arrivate fino a dove avete quel magone allo stomaco, questo magone, se lo osservate,
scomparirà. Quindi allenatevi a fare questo, concentratevi, non cercate di distrarvi completamente ignorando questo dolore se ce l'avete, ok? Cercate di guardarlo dall'interno, quindi immaginatevi l'interno del vostro corpo fino a quando riuscite a guardarlo, vi garantisco che si scioglierà, anche se solo per pochi secondi, ma voi continuate a fare questo esercizio e non sentirete più quel magone allo stomaco. In realtà anche la legge dell'attrazione, più che altro il credere nell'universo e che ci sia un motivo per tutto, lo sapete, io sono convinta che niente succede per caso, tutto succede per una ragione, quindi per come la vedo io, anche la fine di una relazione, noi in questo momento magari possiamo viverla come una cosa negativa, ma ragazzi, ok, se il vostro principe azzurro sta da un'altra parte nel mondo e voi non chiudete la relazione che avevate adesso, come fate a conoscere il vostro principe azzurro? Ok, solo per farvi un esempio e per farvi capire che la vita ha un piano più grande che noi non possiamo vedere. Quindi se una relazione finisce, in realtà questo è un discorso che si può fare per qualsiasi cosa veramente nella nostra vita, ma in questo momento appunto stiamo parlando di relazioni, se una relazione finisce evidentemente non era la relazione giusta ed evidentemente ci sarà qualcosa in arrivo di meglio per voi, ok? Quindi tenete a mente questo, l'universo ha un piano per tutti noi e quindi cercate di avere fiducia in questo, anche se magari non riuscite a vederlo in questo momento perché non si può vedere, ok, in avanti, quindi è normale. Cercate di accettare la situazione in cui siete adesso e aspettare che arrivi qualcosa di più bello. Ma l'importante è imparare a stare bene con noi stessi e anche quando siamo da soli. Quindi so che è una cosa molto difficile ed è semplice a dirlo, ma a farlo è difficilissimo, però dobbiamo andarci, passarci tutti. E ci siamo passati tutti ed è questo che bisogna fare per guarire. Quindi ognuno ha bisogno del tempo che ha bisogno di avere per guarire, naturalmente. C'è chi trova subito il principe azzurro dopo un mese, ok? C'è chi invece rimane da solo per un po' prima di incontrare la persona giusta. Quindi ragazzi, abbiate fiducia nel fatto che l'universo ha un big plan per ognuno di noi. Se ci pensate magari a qualcosa che è successo nel passato, ok, qualche anno fa, pensate a queste piccole cose, cioè diverse cose nel passato sono successe, abbiamo pensato che fosse una tragedia e poi invece c'è successo qualcos'altro che ci ha fatto pensare, ok, probabilmente doveva andare così quella cosa perché altrimenti questo non sarebbe successo. Quindi cercate di vederla così e soprattutto cercate di non isolarvi, di non isolarvi da chi vi vuole bene, quindi dagli amici, dalle amiche, dalla famiglia, da chi vi sta vicino. Cercate di appunto non usare tutto il tempo che avete per stare in compagnia e tentare di non pensare e di non sentire quello che sentite, perché questo è importante, però trovate anche un equilibrio tra queste due cose, insomma, quindi non isolatevi completamente, cercate comunque di uscire, di vedere chi vi vuole bene perché vi aiuta, d'altra parte però non fatelo costantemente perché avete anche bisogno di un po' di tempo appunto per voi, per pensare, ripensare magari come le cose sono andate, magari veramente per rendervi conto che se la relazione che avevate è finita è perché evidentemente non era la relazione ideale, non era quello che speravate, ma anche se nella relazione in cui eravate era tutto perfetto e magari la persona, ok, vi ha lasciato senza, non lo so, vi ha tradito, voi non ve l'aspettavate, quindi siete caduti proprio da un pero, anche in quel caso lì si sta malissimo perché si sta molto più male rispetto a quando una relazione la chiudi tu o a quando le cose sono semplici, però d'altra parte anche in quel caso pensate, ma volevate veramente starci con una persona del genere? Perché se vi ha tradito, se vi ha lasciato qualsiasi cosa, se non lo so che cosa ha fatto, evidentemente non vi voleva bene. E penso che dobbiamo avere tutti almeno un po' stima in noi stessi per non desiderare di stare con una persona che non ti vuole bene. Anche per quello in cui credo io, la legge dell'attrazione, comunque l'universo, lo sapete, potete chiamarlo come volete. È anche importante non precludersi le possibilità, nel senso se noi continuiamo a stare con la persona sbagliata, ci precludiamo la possibilità di trovare la persona giusta.
per questo che in molti mi chiedono: non hai paura di restare da sola, eccetera, eccetera? No, perché preferisco stare da sola piuttosto che in una relazione che non funzionava, o comunque in una relazione che non mi rendeva felice, perché ho fiducia nell'universo, ma soprattutto ho fiducia in me stessa. E se una cosa, questa è un'altra cosa molto importante, se dentro di noi sentiamo questi campanellini di allarme di cui vi accennavo prima, se il nostro se il nostro sé più profondo, ok, ci fa, se il nostro istinto sente che qualcosa in una relazione non va, impariamo anche a non sottovalutare queste cose, impariamo soprattutto a fidarci di noi stessi, a fidarci del nostro istinto. Io mi sono pentita talmente tante volte di non averlo fatto, ragazzi, che non so più come spiegarvelo quanto sia veramente importante credere in noi stessi, credere nelle nostre sensazioni che abbiamo quando conosciamo una persona, o anche appunto quando qualcosina semplicemente stona. Magari non dobbiamo per forza fare le valigie e andarcene, ok? Però non dimentichiamole quelle cose, teniamole a mente, ok? Anche scriverle, secondo me, non è una cavolata. Io non l'ho mai fatto, però vorrei averlo fatto, perché scrivendole non le dimentichiamo. E soprattutto leggendo le cose che capitano diamo a queste il giusto peso, perché io ho notato che molto spesso se magari mi sono successe cose gravi, io tendevo a sminuirle, sottovalutarle, tendevo a pensare che siano meno gravi di quello che erano, quindi non è una cosa che vorrei per voi, quindi fate attenzione al vostro istinto, al vostro... Scusate, si è spenta la videocamera, ogni tanto lo fa. Date retta al vostro istinto, perché si rende conto molto prima delle persone rispetto a quello che vi potete rendere conto voi con la vostra mente razionale, ok? L'istinto, il sesto senso è molto 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 importante, ed è molto importante credere in noi stessi e riuscire a credere al nostro istinto quando è il momento di farlo. Quindi questo è un po' quello che vi auguro, di stare bene da soli e di essere quasi, cioè arrivi ad un punto in cui sei quasi geloso della tua indipendenza, tra virgolette, solitudine, ok? Quindi vi auguro di arrivare a questo, di arrivare ad un punto in cui dite: boh, adesso vorrei stare un po' da solo a casa mia, tipo, e vi assicuro che è una sensazione molto molto piacevole e che ti fa, ti dà tantissima forza e ti fa sentire libera e ti dà un sacco, ovviamente, ti fa sentire libera e indipendente. E questa penso anche che sia una cosa molto importante. Io vorrei incoraggiare un po' tutti le ragazze, le donne, in questo video a avere sempre una vostra indipendenza economica. So che forse non sono molto in linea con le idee, eccetera, ma e non ve lo dico perché no, perché la donna deve, ok, un po' anche per questo, però mi sono arrivati tantissimi messaggi e commenti, devo dirvi, di ragazze, di donne, anche di una certa età, che non possono lasciare la relazione perché non hanno un lavoro e sono al 100% dipendenti economicamente dal proprio compagno. Naturalmente non sono io a dirvi non potete stare a casa perché ve l'ha detto Nicole, naturalmente non è normale, anche perché se avete una relazione sana magari è anche una cosa, insomma, una scelta intelligentissima. Quindi, però, voglio soltanto dirvi, pensateci tanto tanto bene, cioè, se avete in mente di lasciare il vostro lavoro per stare in una relazione, o comunque se state in una relazione da un po' volete lasciare il vostro lavoro, vi prego, pensateci tanto 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 bene, perché lasciare una persona quando siete indipendenti economicamente e potete farvi la vostra vita è una cosa, ma lasciare una persona quando siete dipendenti economicamente da quella persona è molto molto più difficile, ragazzi, quindi vi prego, stateci attente a questa cosa, perché non mi è piaciuto leggere determinati commenti, nel senso che essendo una persona empatica ci sono stata molto male e avrei voluto che quelle ragazze che mi hanno scritto, quelle donne che mi hanno scritto, non l'avessero lasciato il lavoro, perché se ne sono pentite a distanza di tempo. Quindi giusto un momento di riflessione che farei a mia figlia. Quindi vi prego, non rinunciate alla vostra indipendenza economica, a meno che non siate al 110% sicure
che è la scelta che volete, che la persona che avete al vostro fianco sarà la persona che avrete sempre al vostro fianco, ma anche in quel caso si pensa sempre che sia per sempre, quindi vi prego, state attente, solo questo voglio dire, perché appunto i commenti che ho ricevuto mi è dispiaciuto riceverli e mi è dispiaciuto leggere. Se potessi tornare indietro di 20 anni non lascerei il mio lavoro, queste frasi mi hanno colpito molto, e anche per questo che io mi sento molto fortunata e molto felice, perché ho la mia indipendenza economica e sono al 100% indipendente, quindi non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno di un uomo, non ho bisogno assolutamente di nessuno per portare avanti la mia vita, e questa è una cosa secondo me molto molto importante, specialmente nel 2020, quindi bisogna appunto pensare, ragazzi, pensate alla vostra felicità. Se siete come me e siete delle persone molto appunto empatiche, cercate di tenere a mente che il vostro bene deve essere la cosa più importante, perché altrimenti mettete da parte il vostro bene per il bene degli altri. E questa cosa potete farla per un po' di tempo, solo che dopo diventa estenuante, stancante, e l'unica persona che ci sta male siete voi. Quindi cercate di imparare appunto a mettere voi stessi al primo posto, anche perché, ma in un modo sano naturalmente, non in un modo egoista, semplicemente per stare bene prima voi, in modo da far star bene anche gli altri, perché se non stiamo bene noi non possiamo essere d'aiuto a nessun altro. Quindi cercate di tenere a mente queste cose e soprattutto di credere nell'universo, che ci sia un perché per qualsiasi cosa succede. Ho letto da qualche parte che, questa già ve l'avevo detta questa cosa, ho letto da qualche parte che se nella vita ci capita qualcosa significa che siamo forti abbastanza per poter viverla, per poterla vivere e per poter imparare da ciò. Quindi tutto quello che ci succede in questa vita, anche le persone con cui abbiamo avuto delle relazioni sbagliate, anche con quelle persone, prima di arrivare in vita, ok, se credete in queste cose, prima di arrivare su questa terra c'è stato una specie di patto con quell'anima. Anche se in questa vita ci ha fatto del male, noi abbiamo firmato un contratto, tra virgolette, con quell'anima prima di venire su questa terra, perché quello che abbiamo passato ci fa crescere, ci fa ci arricchisce, perché impariamo da queste esperienze. Soprattutto se si soffre, si impara e si evolve nella vita, solo con la sofferenza, o ci sono naturalmente anche altri modi, diciamo, ma principalmente ci evolviamo nella sofferenza. Per questo chi ha sofferto molto nella vita tende a essere una persona più buona, più empatica, più disponibile, perché sa che cosa significa e ha passato certe cose ed è cresciuto. Quindi quindi quello che io ho imparato è che se in questa vita alcune persone ci hanno fatto soffrire è perché evidentemente noi abbiamo una specie di accordo pre-vita con loro perché questo succeda. Quindi non cercate di non vederla estremamente in negativo, qualsiasi appunto cosa sia successa nella relazione. Siamo qui su questa terra, in questa vita, per imparare, per crescere, per evolverci, quindi è importante accettare tutto quello che ci arriva, molto importante accettare tutto quello che ci arriva, perché se lo combattiamo ritardiamo la nostra rinascita, ricrescita, stiamo male ancora di più e soprattutto rischiamo di non imparare la lezione. Quindi è molto molto importante accettare tutto quello che ci viene in questa vita e poi saperlo affrontare in modo, perché la vita non è tanto quello che ti capita, ma è, e ovviamente questa è una frase famosissima, più o meno non me la ricordo esattamente, ma la vita non è tanto quello che ti capita, ma come tu reagisci a quello che ti capita. È molto importante questa cosa, ragazzi, pensateci sempre e spesso a questa frase. Quando una persona, ad esempio, vi attacca, e grida, urla, offende, tutte quelle cose allucinanti, ok? È molto semplice rispondere gridando, offendendo, alzando la voce anche noi. Invece è un po' meno facile mantenere la calma e non abbassarci al livello di quell'altra persona, ok? Quindi questo è quello che intendo, non è tanto quello che ti capita, ma è come tu reagisci. Quindi indipendentemente da tutto il resto,
La cosa importante è come voi reagite a quello che vi succede. Quindi abbiate fiducia che se questo è quello che state passando in questo momento è perché così deve essere. Abbiate fiducia nell'universo, cercate di lavorare su voi stessi, che è quello che sto facendo anch'io in questo periodo. E se ci sono altre domande, se qualsiasi altra cosa volete scrivermela nei commenti, vi risponderò appunto nei commenti se non ho toccato qualche argomento che magari era importante o se appunto avete qualche domanda che volete farmi, scrivetelo nei commenti e sarò lì a rispondervi. Spero davvero che vi sia stato utile questo video, ve lo ricordo come al solito, iscrivetevi al canale, attivate la campanella ragazzi e mettete like al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile. Per qualsiasi cosa io ci sono, quindi scrivetemi anche in privato, continuate a farlo su Instagram perché leggo sempre i vostri commenti, i vostri messaggi, anche se non riesco a rispondere a tutti, ma magari appunto lo faccio in video, così rispondo a tutti in un unico video, quindi... Ragazzi, ho fatto tutto il video senza rossetto nei denti, top, quindi questo è quanto, noi ci vediamo domani con un nuovo video, vi mando un bacio grandissimo mia family e vi abbraccio forte, 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 fortissimo, un bacio, ciao!